Mario Tedeschini Lalli, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per farci incontrare il suo saggio intitolato Nazisti a Cinecittà. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti. Leggo nel risvolto di copertina che Mario Tedeschini Lalli si è occupato di giornalismo digitale, multimediale con il gruppo Espresso, storico contemporaneista di formazione, autore di saggi sugli anni italiani di Saul Steinberg e sui rapporti tra fascismo e mondo arabo. Ha scritto con Pietro Del Re, In viaggio con Poirot, edizione Minotauro, Guida ai luoghi dei romanzi di Agatha Christie. Una situazione molto diversa da quella che ci racconta Mario Tedeschini in questo libro Nazisti a Cinecittà. Abbastanza diversa, cioè molto diversa naturalmente, sì. Però, contenuti, però. E non tanto nel metodo, perché diciamo è uno sguardo laterale su alcune opere d'ingegno. Nel caso iniziale era, nel caso da lei citato, era il Poirot, cioè i romanzi di Agatha Christie letti per il contesto e non per il testo. Nel caso di cui stiamo parlando adesso, cioè di Nazisti a Cinecittà, stiamo parlando di piccolissimi parti in grandissimi film italiani che però sono recitate da personaggi molto particolari, cioè ex ufficiali tedeschi, in particolare ex SS, due dei quali per esempio avevano partecipato alla strage delle Fosse Ardeatine. Ma Mario Tedeschini, andiamo subito, prima di entrare nel merito di questo saggio, a un tema che veramente balza molto evidente, no? Quello della ricerca storica. Ma quanto è durata questa ricerca? Perché non credo che sia stata molto semplice. No, è durata di fatto circa 5 anni, naturalmente, facendo anche altro. Ma specialmente è una cosa che si è sviluppata piano piano, perché è nata in realtà, come racconto nel libro, che è un po' la storia di questa ricerca, più che la storia proprio nel caso dei casi specifici, o insieme alla storia dei casi specifici, è nata un po' per caso. Stavo facendo una ricerca su altro, su un personaggio, su questo signor Borante Domislav, che è uno dei nostri personaggi del libro, che era un ex maggiore dell'SS, del comando di Kappler a Roma, e per un'altra ragione. E ho scoperto che mettendo il suo nome su Google usciva il fatto che lui aveva recitato in un celebre film del 61 Una vita difficile di Dino Risi con Alberto Sordi, scritto da Rodolfo Sonego. E per un po' così mi sembrava una semplice curiosità, ho cercato di capire come era uscita questa cosa, e da lì è uscito fuori che c'erano altri film e che c'erano altri personaggi, e quindi via via ho cercato di seguire i vari fili che si sgomitolavano, e ne è uscito fuori quello che lei ha cortesemente segnalato. Di quel che successe il pomeriggio di venerdì 24 marzo 1944 all'interno delle cave della via Ardeatina a Roma sappiamo solo ciò che ci hanno raccontato i carnefici. Comincia così il suo saggio per questi 335 italiani uccisi dalle SS, che erano comandate a quel tempo da Herbert Kappler, una figura che noi abbiamo conosciuto per diverse ragioni storiche anche al di fuori di quello che è successo nel corso della guerra. Ecco, così comincia il suo saggio, facendoci subito respirare l'aria della guerra. Probabilmente questo, l'ho letto da un punto di vista proprio di lettore, forse anche confuso, anche distratto certamente, ma per entrare subito in luce, nel senso che andiamo subito a accogliere, no, l'oggetto della narrazione, i protagonisti della narrazione in questo libro e i protagonisti della narrazione da un punto di vista filmico, e non sono disgiunte le due cose. Esattamente, cioè è un pochino, ho provato a entrare subito nel paradosso. Questo è un libro di paradossi, di un gioco di, se vogliamo, di specchi tra realtà e finzione, tra preoccupazione e smemoratezza. E quindi le prime pagine del libro ricordano appunto quel pomeriggio del 44
dove quando persero la vita uccisi dalle SS tedesche 335 italiani alle Fosse Ardeatine a Roma, e subito, pochissime pagine dopo, racconto che due di questi signori, questo maggiore Borante Domizelaf di cui abbiamo parlato e il maggiore Karl Haas, in realtà poi negli anni 50-60 li ritroviamo nel cinema italiano come traduttori, come consulenti militari e anche in piccole parti di grandi film. Come ad esempio Una vita difficile di Tino Risi. Esattamente, che è appunto il primo film dal quale sono partito, dove racconta la storia di un partigiano interpretato da Alberto Sordi, che poi negli anni 50, diciamo, le sue idealità di sinistra le vede confuse da situazioni familiari, dal boom italiano, da un certo tipo di corruzione politica e intellettuale, e le prime scene vedono il partigiano che sta per essere ucciso da un tedesco, e questo tedesco è impersonato da Borante Domizelaf, il quale ha il suo nome e il suo cognome, così bizzarri da sembrare nomi d'arte, ma in realtà erano nomi veri, nei titoli di testa. Così apertamente, e una quindicina di anni prima lui era stato processato con Kappler per le Fosse Ardeatine, assolto, come sappiamo, perché in quel processo del 48 fu condannato solo Kappler e non i suoi coimputati. Però diciamo è bizzarro che nel 61, quando viene girato questo film, nessuno apparentemente se ne sia accorto. Tanto più che chi lo ha scritto quel film, Rodolfo Sonego, celebre autore di cinema italiano e in particolare dei film di Alberto Sordi, era un partigiano egli stesso. Eh sì, queste sono le bizzarrie della storia che va a mescolare vincitori e vinti, che va a mescolare carnefici e innocenti. In sostanza, forse è proprio nella finzione filmica che abbiamo l'espressione della realtà, no? Insieme con questi personaggi, anche i carnefici o quelli che sono presunti tali. Sì, diciamo che poi il libro è stato la ricerca, e quindi poi il libro che la racconta, è stato anche un viaggio, se possiamo dire, un pochino personale, perché mi ha costretto, in un certo senso, a passare dall'altra parte dello specchio, oltre che a parlare con i parenti di questi personaggi, a leggere alcuni loro scritti inediti, nei quali, lungi dal pentirsi, anzi ancora a decine d'anni di distanza, rivendicavano le proprie posizioni. Questo Borante Domizelaf, del quale abbiamo parlato, aiutò poi Kappler a fuggire nel 77 dalla prigionia italiana. Karl Haas fu poi, lavorò per i servizi americani e italiani subito dopo la guerra, e poi dopo fu, per così dire, ritrovato 50 anni dopo, a metà degli anni 90, e processato e condannato con Erich Priebke. Quindi è stato un viaggio non semplice, ecco, non semplice. Continuare a mantenere, diciamo, chiaro quel punto di inizio che ho messo all'inizio del libro, cioè appunto le Fosse Ardeatine di Roma, perché poi nel seguire i fili, nel seguire i rivoli nei quali sembrava scomporsi questa storia, ci sono ancora altri personaggi che il lettore che vorrà potrà incontrare, si rischiava di perdere di vista, ho rischiato di perdere di vista, il punto centrale, cioè il punto di discrimine della storia con la S maiuscola, e che poi doveva essere anche il punto di discrimine della storia con la S minuscola, cioè quella che ho scritto. E pensare, per esempio, che un grande regista, Luchino Visconti, chiedo scusa, Luchino Visconti, sul suo set, Luchino Visconti, che era un personaggio, oltre che regista, una persona con un carattere molto particolare. Ebbene, sì, in un suo film ritroviamo non più Borante Domislav, ma troviamo un altro carnefice, questa volta Karl Haas.
Esattamente, Nella caduta degli dèi. la caduta degli dèi c'è un quarto d'ora di cinematografia straordinaria, che è una specie di inserto che racconta la notte dei lunghi coltelli, quando nel 1934 le SS fanno fuori l'intero gruppo dirigente delle SA, che era l'altra milizia nazista, e in questa scena, girata e mantenuta in tedesco in tutte le edizioni del film, un signore, un divisa da SA, che comanda il finto plotone di esecuzione, che per gioco fucila delle sagome dei generali del quartier generale dell'esercito tedesco, è questo Karl Haas, appunto, questo signore che era il capo delle spie dell'SS a Roma nel 43-44 e che poi continuerà a fare l'agente segreto anche dopo la guerra per conto degli occidentali. Eh sì, qui la storia è molto complessa e qui torno a utilizzare la parola finzione. Queste persone hanno approfittato di entrare da un punto di vista proprio di presenza, si potrebbe analizzare su diversi livelli, no? Anche queste presenze di attori protagonisti della guerra in senso negativo, si potrebbe analizzare dal punto di vista psicologico, psicoanalitico, filosofico, perché qui tra la presenza vera e la presenza della finzione, ci passa molto poco. Ci passa, in realtà, ci passano, diciamo, i 70 anni della nostra storia, che non sono sempre stati uguali dopo la guerra. Cioè, i primi, diciamo così, 20 anni, benché la memoria fosse più recente, sul piano, diciamo, politico generale, di quegli eventi, non si fece memoria ufficiale. Cioè, sì, naturalmente della resistenza, dell'occupazione tedesca, delle stragi come la fossa Ardeatini, però negli anni 50 i governi, la magistratura nascosero coscientemente le inchieste che pure si potevano fare, per esempio sulle stragi nazifasciste, soltanto a metà degli anni 90. Con l'arresto di Erich Priebke in America Latina, fu scoperto il cosiddetto armadio della vergogna, dove c'erano migliaia di fascicoli di inchieste sulle stragi nazifasciste nel biennio 43-45 e che era stato scientemente nascosto. Quindi c'è un. Passando, diciamo, dal cinema, riscopriamo una cosa che un pochino avevamo dimenticato, cioè di quanto l'Italia degli anni 50 e 60, in maniera spesso consapevole, a volte inconsapevole, in realtà avesse rimosso nella sostanza molte di queste vicende. Guido Omiszlaff, benché il suo nome fosse strano, avevano saputo soltanto nel 48 e poi dopo era un libero cittadino, perché era tecnicamente per la legge un libero cittadino. Karl Haas non era stato processato all'epoca, viveva sotto falso nome perché era protetto dai servizi segreti italiani e il controspionaggio militare statunitense fino al 53-54 e dopodiché riprende tranquillamente il suo nome. D'altra parte lo stesso Erich Priebke viene in Europa, viene in Italia col suo passaporto normale e negli anni 70, tant'è che si stupisce quando a metà degli anni 90 sarà arrestato e sarà andato in Italia e poi condannato all'ergastolo. Ecco, ci sta hanno, se vogliamo, almeno due Italie che abbiamo attraversato, certamente quelle della mia generazione. Io sono nato nel 51 e se in qualche misura questa strana storia può farcela ricordare, forse può essere utile. E questo libro, verso la chiusura, ricorda il Festival del Cinema di Venezia, l'anno in cui Heimat, il film di Edgar Reitz, è stato proiettato, ma c'era un altro film, Notre Nazi, e quindi Von Kanal nel titolo originale. E qui c'è un altro caso storico, no? Un altro Sì, caso storico, tant'è questo vero che. è un caso che, diciamo, io ho messo in fondo perché entra fino a un certo punto in questa storia, perché si tratta di un ufficiale, sì, di un ex SS anche lui, anzi di quelli che comandavano il cosiddetto Einsatzkommando, cioè i comandi speciali che cominciarono a gasare gli ebrei e i
i resistenti sovietici nell'est europeo, che venne inserito in un film di Thomas Harlan, che era il figlio del vecchio regista Walter Harlan, il vecchio regista nazista. Il figlio invece Thomas Harlan è stato uno degli esponenti della cosiddetta nuova sinistra degli anni 60 e 70, e lui girò un film stranissimo dove il protagonista era questo signore, nella parte quasi di se stesso, che subiva una specie di processo in una prigione del popolo negli anni 70. E poi c'è un film sul film, che è questo Notre Nazi, quindi sono due film, che racconta questa una specie di tortura cinematografica, diciamo, alla quale è stato sottoposto questo signore. E questo è un film che, diciamo, entra relativamente nell'altro gruppo, ma che io ho incrociato, perché naturalmente alla fine le cose, gli argomenti si toccano, e che quindi ho messo come una specie di fuoritesto al termine per l'altro racconto. E qui per queste due realizzazioni cinematografiche, Lieta Tornabuoni, notissima firma su critica di quel tempo del quotidiano La Stampa, degli spettatori all'orrore si sostituisce la pietà, al nostro nazista è sin troppo facile abituarsi. E qui ci sarebbe veramente da continuare su queste parole, sull'abituarsi, la nostra conversazione su temi che toccano anche la nostra realtà di oggi. Pubblicato da Nutrimenti, il libro Nazisti a Cinecittà. Però prima di chiudere, ancora due domande. La prima, quella della immagine di copertina, ce la vuole raccontare? L'immagine di copertina vede, c'è un Alberto Sordi a sinistra e un ufficiale tedesco a destra con un fucile spianato che minaccia Sordi, e c'è uno specchio nel quale la faccia del tedesco, che invece è di spalle, si vede. Quindi il gioco di specchi si vede già nella foto, che però è uno specchio a sua volta, perché in realtà stiamo parlando di uno schermo cinematografico. Questa è la scena di Una vita difficile, quando Sordi, che interpreta il partigiano Silvio Magnozzi, è sorpreso dal tedesco recitato, la cui parte è recitata da Volante Tomislav, in una piccola pensione del lago di Como, e lo sta portando fuori per metterlo a muro. E quindi, appunto, è la foto di uno schermo che prende uno specchio, che riflette l'immagine di un attore che interpreta un tedesco, un ufficiale tedesco, ma che era un ufficiale tedesco egli stesso. È appunto un gioco di specchi abbastanza, così mi è sembrato, abbastanza significativo. Nazisti a Cinecittà è il saggio che abbiamo raccontato. Ricordo anche il sito nazistiacinecittà.it. Ma prima di salutarci, Mario Tedeschini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Come spesso accade, ce ne sono quattro, ma quello che sto leggendo sul mio comodino, quello che sto leggendo è una ricostruzione dell'Holodomor, cioè lo sterminio per carestia dell'Ucraina da parte di Stalin negli anni 30, di Ayn Applebaum. Non è una cosa molto leggera, ma vista l'attualità non l'avevo mai letto, ho pensato di vederla. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Mario Tedeschini, e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.